Ciao a tutti amici di Jovatech, con la guida di oggi voglio mostrarvi come andare a potenziare questo netbook dell'HP, nome in codice EliteBook 2170P. In questo momento questo portatilino ha al suo interno un hard disk ancora di quelli vecchi meccanici e solamente 4 GB di RAM. Dato che ormai con i nuovissimi sistemi operativi, i vecchi hard disk e il quantitativo di RAM è un po' pochino, lo andrò a potenziare sostituendo il suo hard disk con uno SSD e ampliando la sua RAM da 4 GB e portandola a 8. Così questo vecchio PC, che può essere che lo lasciamo là in disuso in quanto troppo lento, vedremo che tornerà ad essere abbastanza veloce ed essere utilizzato quindi per ancora un pochino di tempo in tutte quelle occasioni, ad esempio casa ufficio, aprire qualche documento, programmi, andare su internet. Si riuscirà a lavorare decisamente meglio, visto che in questo caso è davvero davvero lento. Come hard disk ho comprato questo SSD della Crucial da 240 GB, e poi di RAM ne avevo alcuna a disposizione, ad esempio questa da 4 GB DDR3 oppure quest'altra da 2 GB sempre DDR3. Per aprirlo e sostituire questi pezzi è davvero molto semplice. Ci basterà girare qua il portatile, poi con un cacciavite a stella andare a svitare questa vite e quest'altra vite qua. Quindi smontiamo la prima vite, vedete che già sale la scocca, smontiamo la seconda, dopodiché tiriamo un po' indietro verso di noi e alziamo la scocca. Davvero molto facile nel ripararlo. Qui abbiamo il vecchio hard disk meccanico e qui la nostra scheda RAM. Abbiamo due slot, uno di questi è libero, quindi ho una scheda in questo momento da 4 GB. Per vedere la tipologia di scheda che ho e quindi andare a inserirne poi una pressoché identica, basterà, se vedete ci sono qua due lamelle, queste qui vanno aperte, quindi spostate verso l'esterno in modo tale che poi la scheda salga in su. Quindi aprite le lamelle, tirate in su e poi tirate verso di voi indietro per estrarla. Di qua possiamo vedere che tipologia di RAM monta questo computer. Se vedete, questo è un banco di RAM da 4 GB, PC3, quindi una DDR3, 12800S. Questa scheda qui, per far sì che il computer ne supporti un'altra e lo potenziamo poi a 6-8 GB, quello che abbiamo, o la si acquista uguale, identica a questa, così non si sbaglia e sicuramente compatibile, oppure si può prendere qualcosa di simile anche di altre marche, solitamente funzionano ugualmente. Ad esempio io avevo quest'altra da parte di un altro vecchio computer, che anche questa è 4 GB, 2R8 PC3, ma con una frequenza leggermente diversa, un po' più bassa. Vedete che questa è 10600S, mentre questa era 12800S. Non è un problema, si possono utilizzare lo stesso. L'unica differenza sarà che il computer automaticamente prenderà quella con la frequenza più bassa, quindi non riusciremo ad andare a questa frequenza qua di 12.8 di questa RAM qui, ma lui farà viaggiare entrambe le schede alla frequenza più bassa, la 10.6S. Non è un problema, possiamo quindi metterle tutte e due e avere un PC anziché con 4 GB con 8, che sarà sicuramente molto molto più veloce. Per inserirla in uno dei due slot si parte da quello più in basso. Vedete che le RAM hanno tutte qua un taglietto. Questo taglietto varia in base alla tipologia di RAM, potrebbe essere qua, qua, qua. Quindi bisogna incastrare questo taglietto all'interno di questo boxettino qui che vediamo nello slot della RAM. Per cui prendiamo, non possiamo sbagliarci perché entrerà solo in un certo modo, vedete qui così, e se io la giro al contrario vedete che il mio taglietto non corrisponde e la RAM non entrerà. Quindi la mettiamo nel senso giusto, vedete che adesso il taglietto va a posto. Una volta schiacciato bene ci basterà premere in giù e le alette andranno a richiudersi in automatico. Quando sentite quindi clack, significa che si è agganciata correttamente e non si alza più. Stessa cosa, prendiamo l'altra, verifichiamo il senso del nostro taglio e andiamo a incastrare bene. Vedete, tenendola alzata si incastra bene, quindi la parte qua del rame deve nascondersi tutta dentro. Una volta che avete inserito bene la scheda nello slot, tirate nuovamente giù fino a sentire clack.
Adesso abbiamo inserito la nostra RAM. Per inserire invece l'hard disk ci basterà smontare alcune viti. Ne abbiamo una qua, una qua, una qua e una qua. Quindi queste quattro vitarelle qui, se le smontiamo una per una, una volta svitate le quattro viti, per estrarre il nostro hard disk dobbiamo tirare in su questa levetta che ci permetterà di fare forza e tirare in su tutto il nostro hard disk. Vedete che adesso è stato scollegato e qui abbiamo questo adattatore che se lo tiriamo indietro vediamo che tipologia di hard disk è questo. Questo hard disk è un hard disk SATA, lo si riconosce da questo attacco. Noi dobbiamo andarne a mettere uno uguale identico a questo con questo attacco qua. Come dicevo, ho comprato questo Crucial che è un SSD sempre con attacco SATA. Se andiamo a vedere, l'hard disk, come vedete, ha lo stesso identico attacco, quindi questo qua sicuramente potremmo andarlo a inserire e verrà supportato. Poi di hard disk ci sono eventualmente anche quelli vecchissimi di una volta, ma che tanto non esistono più, che si chiamavano IDE, che avevano un attacco diverso, SCSI, ma si usano solitamente per server, non PC normali, oppure i nuovi SSD M2 che si attaccano però direttamente sulla scheda madre. Poi dovete acquistarne uno banalissimo SSD SATA e avrà questo attacco qua che servirà a noi. Quindi prendiamo di nuovo quell'adattatore. Vedete che non ci si può sbagliare perché abbiamo un lato piccolo e uno più grosso. Uno serve per l'alimentazione, l'altro per farlo riconoscere. E la stessa cosa ce l'abbiamo di qua, un lato piccolo, uno grosso. Dobbiamo semplicemente andarlo a reincastrare correttamente. Dopodiché, siccome questo ha questo box di alluminio che teneva saldo il nostro hard disk, dobbiamo per forza di cose andare a svitare le sue quattro viti in modo tale da estrarre il vecchio hard disk e mettere così quello nuovo. Quindi svitiamo le quattro viti. Una volta svitate, possiamo estrarre così da questo box il nostro vecchio hard disk. Vedete questo hard disk qua che era da 320 giga. Lo mettiamo da parte e andiamo a inserire quello nuovo. Quello nuovo, mi raccomando, ricordatevi come era posizionato. Quindi, se il box era così, noi dobbiamo fare in modo che l'aggancio, questo qua piccolino e questo grosso, vadano a corrispondere. Quindi sicuramente dovrà incastrare in questo modo. Si incastrerà così. Il mio box, se lo metto sopra, si incastrerà così. Ragion per cui io devo andare a inserire il mio hard disk. Così avrò la parte frontale del mio hard disk che rimane sotto e la parte del retro del mio hard disk che rimane invece sopra. Andiamo a rimettere le nostre quattro viti. Adesso lo mettiamo in corrispondenza del nostro alloggiamento e tiriamo semplicemente giù. Una volta che abbiamo incastrato correttamente, andiamo a richiudere le quattro viti. Una volta chiuso, se vogliamo essere precisi, andiamo a reinserire nel suo alloggiamento questo che ci permetteva di sfilare il nostro hard disk e dopodiché possiamo richiudere ora la nostra scocca appoggiandola, tirando verso avanti e richiudendo le due vitarelle. Ora non ci resta che andare ad accendere il nostro computer. Visto che abbiamo messo un hard disk totalmente nuovo, ovviamente dovremo andare a reinstallare il nostro sistema operativo che più preferiamo. E una volta installato il sistema operativo, noteremo sicuramente una grossissima differenza da prima a invece adesso. Con questo è tutto, spero di esservi stato utile come sempre e alla prossima su javatech.com.